Allora, ragazzi, è ufficiale, Davide Nicola è stato richiamato sulla panchina della Salernitana a circa 48 ore dal suo esonero, quindi un vero e proprio dietro front da parte della società capeggiata appunto da Danilo Iervolino, ed è una decisione un po', a mio avviso, difficile da comprendere, difficile come lo era la prima decisione di allontanare lo stesso allenatore. Innanzitutto cerchiamo di fare un passo indietro e a capire quelli che erano gli obiettivi della Salernitana a inizio anno, ma soprattutto l'obiettivo principale che si era posto, per così dire, Danilo Iervolino quando ha rilevato la Salernitana. Uno degli aspetti, dei punti fondamentali sulla quale si basa il progetto appunto dello stesso imprenditore, era quello di garantire alla Salernitana una permanenza duratura nel massimo campionato, e quindi non la classica toccata e fuga come fanno molte società che arrivano dopo tanti anni finalmente in Serie A, al massimo stanno due stagioni e poi magari retrocedono, e prima che ritornino in Serie A magari passano 7, 8, 10 anni. Quindi questo era uno degli aspetti principali appunto del progetto di Danilo Iervolino, e quindi quest'anno la Salernitana si sarebbe dovuta salvare, magari cercando di farlo in una maniera meno al cardiopalma, come ha fatto nella passata stagione dopo un inizio di campionato l'anno scorso, ci ricordiamo, disastroso, poi il cambio di proprietà, tanti giocatori comprati, il cambio comunque di allenatore, direttore sportivo, una rimonta incredibile, poi una sconfitta incredibile all'ultima giornata contro l'Udinese, ma nonostante tutto arrivò la salvezza, ma arrivò in una maniera, ragazzi, al cardiopalma. Quindi sicuramente quest'anno l'obiettivo era quello di salvarsi, di provare a farlo anche attraverso, diciamo così, il miglioramento dal punto qualitativo, comunque anche da parte del gioco. Infatti è stata fatta una discreta campagna, diciamo così, acquisti. Però se andiamo a guardare quella che è la classifica attuale della Salernitana al giorno d'oggi, quindi a una giornata dalla fine del girone, diciamo così, di andata, ci rendiamo conto che la Salernitana più o meno era in linea con quelli che erano gli obiettivi della società, perché comunque 18 punti, perché ricordiamolo, solitamente, storicamente in Serie A si ci salva con una quarantina di punti, quindi più o meno una ventina si devono ottenere nel girone d'andata, più o meno una ventina nel girone di ritorno. 18 punti a una giornata dalla chiusura del girone d'andata per me è un ottimo bottino. 9 punti di vantaggio sull'Hellas Verona e sulla Sampdoria, 11 addirittura sulla Cremonese, ultima in classifica, che sono le tre squadre che in questo momento sarebbero retrocesse nel campionato di Serie B, ricordando pure che non solo hai un ampio vantaggio sulla zona retrocessione, ma che hai anche gli scontri diretti a favore già, per così dire, dalla tua parte, col 4-0 inflitto alla Sampdoria in casa e il 2-1 inflitto sempre in casa, se non sbaglio, contro l'Hellas Verona, quindi anche gli scontri diretti a favore. Quindi ecco perché dico che è un po' difficile capire in un primo momento la decisione dell'allontanamento di Davide Nicola. Io personalmente non la condividevo. Però la posso, per così dire, capire, perché se guardiamo il rendimento della Salernitana negli ultimi più o meno due mesi, ci rendiamo conto di come ci sia stato un calo dal punto di vista comunque fisico, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista soprattutto dei risultati. Quindi lo posso capire. Spesso e volentieri le proprietà guardano l'ultimo periodo, il breve periodo, e quando vedono che intuiscono che ci sia un calo di rendimento di gioco, provano a giocarsi la carta del cambio allenatore per dare quello scossone in più, per così dire, anche dal punto di vista emotivo. Se andiamo a guardare gli ultimi infatti risultati della Salernitana, ci rendiamo conto che a parte l'8-2 clamoroso, no, contro l'Atalanta, c'è un pareggio casalingo col Torino, che però occhio, il Torino ha eliminato per esempio anche il Milan, no, a San Siro in Coppa Italia, c'è una sconfitta interna però contro il Milan, c'è una sconfitta 3-0 contro il Monza, che però stava attraversando un ottimo momento quando la Salernitana affrontò il Monza, la Fiorentina che vince 2-1 appunto con la stessa Salernitana. Quindi comunque 5-6 giornate un po' complicate, perché comunque la Fiorentina fuori casa, perché comunque il Milan anche se in casa, comunque la trasferta con l'Atalanta, quindi un calendario non facile, che però non deve, per così dire, giustificare l'ultimo periodo l'ultimo periodo cattivo dal punto di vista del rendimento della Salernitana. Quindi lo posso capire l'allontanamento, ma a questo punto non capisco la decisione dopo 48 ore di tornare sui propri passi. Spero che la prima decisione, quella di allontanare Davide Nicola, sia stata presa, diciamo, in una maniera, per così dire, equilibrata, cioè con un confronto da parte della proprietà col direttore sportivo, dove si siano esaminati i numeri, il percorso fatto fin qui dallo stesso allenatore, e quindi magari dopo aver fatto tutto ciò
prendere la decisione di allontanare l'allenatore, esonerare l'allenatore, e non voglio nemmeno immaginare che la decisione di esonerare Davide Nicola sia stata presa semplicemente dietro uno scatto di ira, di nervosismo per colpa della brutta sconfitta rimediata 8-2 contro l'Atalanta, perché questo sarebbe molto molto grave. E quindi, se guardiamo la decisione di fare un dietrofront, no, e tornare sui propri passi dopo 48 ore, mi comincia a venire qualche dubbio, comincia a vedere un po' di per così dire, di quasi di confusione in questa gestione, in questa decisione da parte della Salernitana. Innanzitutto la Salernitana deve capire se la Salernitana è carne o è pesce, in che senso, perché se tu mi dici che vuoi cercare di fare, per così dire, un upgrade, vuoi cercare di fare un'inversione di rotta, vuoi cercare di migliorare anche dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della classifica, non capisco il perché tu in questi due giorni, in queste ore, mi vai a sondare determinati profili di allenatori che innanzitutto sono diversi fra di loro. Perché se tu mi parli che me li sono segnati qui, mi vai a contattare in queste ore Rafa Benitez, fai un sondaggio per Rafa Benitez e lo metto a sinistra, e poi sulla destra mi fai un sondaggio per D'Aversa, Di Francesco, Mazzarri e Semplici, non riesco a capire già il profilo dell'allenatore che sta cercando. Perché andare a prendere Rafa Benitez e cercare un vero e proprio upgrade, quindi migliorare dal punto di vista dell'esperienza, del curriculum, un allenatore che ovviamente avrà anche uno stipendio di un certo livello, e allora posso capire società ambiziosa che vuole fare questo step in alto. Se però mi allontani Davide Nicola per andarmi a prendere dei profili che comunque in carriera non è che abbiano fatto cose straordinarie, forse qui magari un po' Mazzarri, un po' Di Francesco, qualche cosa comunque l'hanno fatto, ma che sono allenatori che soprattutto negli ultimi anni sono accomunati da quasi delle delusioni dal punto di vista sportivo, perché D'Aversa viene dopo aver portato il Parma dalla Serie C comunque alla Serie A, poi c'è stato l'ultimo anno col Parma disastroso, è stato allontanato, è stato richiamato, poi ha chiuso ultimo in classifica, poi è andato alla Sampdoria, la Sampdoria è andata male, è stato comunque esonerato. Lo stesso Di Francesco dopo la parentesi ottima col Sassuolo e con la Roma, portando la Roma alle semifinali di Champions contro il Liverpool, comunque arrivano poi stagione dopo negative da parte appunto di Francesco, la Sampdoria, il Cagliari, la Sverona, quindi viene da periodi non propriamente, diciamo così, brillanti. Lo stesso dicasi per Mazzarri col Toro l'ultimo anno e col Cagliari, lo stesso dicasi con Semplici l'anno scorso appunto con il Cagliari. Quindi mi vai a sondare dei profili di allenatori che stanno avendo tanta difficoltà in questo calcio moderno, perché lo ricordiamo che negli ultimi 3, 4, 5 anni il calcio ha cominciato a cambiare, evolversi anche dal punto di vista del gioco. Quindi Rafa Benitez da una parte e quattro profili dall'altra parte che non hanno nulla a che vedere, diciamo così, fra di loro. Quindi se mi cambi Nicola con Rafa Benitez te lo posso anche comprendere, se mi cambi, a mio avviso è un giudizio personale, mi cambi Davide Nicola per andarmi a prendere D'Aversa, andarmi a prendere comunque Semplici, io non noto che ci sia un upgrade. Io credo che sia, fare un cambio del genere sia un cambio per tamponare il momento, e poi da qui a mio avviso a breve ti ritroveresti più o meno in questo limbo dove non sai cosa fare, continuare con un allenatore di questo profilo o cominciare a fare, come dicevamo prima, diciamo un upgrade e diciamo virare su altri profili. Quindi una decisione, diciamo, che non capisco. Ora spero comunque che Davide Nicola riesca a prendere in mano nuovamente la panchina, diciamo lo spogliatoio, visto che nelle ultime settimane si era parlato di uno spogliatoio, diciamo così, spaccato. Ovviamente sappiamo che con tutte le notizie che passano sul web sono da prendere un attimino così per dire con le pinze, perché non sappiamo dove stia la verità. Si parla di uno spogliatoio spaccato, si parla di alcuni giocatori che remavano contro l'allenatore e alcuni giocatori invece che sposavano ancora la causa dello stesso allenatore. Si parla, e anzi lo stesso Nicola ha spiegato forse il motivo di questa sua dietro fronte da parte della società oggi, con un comunicato dove parla che c'è stato un confronto telefonico appunto in cui nelle passate ore da parte dello stesso allenatore appunto con il presidente Davide Iervolino, grazie a De Santis che ha fatto quasi da mediatore. Iervolino, da uomo di calcio per così dire, ha cercato di spiegare in maniera educata quali sono stati i motivi del proprio, diciamo, della sua decisione appunto di allontanarlo. Davide Nicola ha quasi pregato, lo dice lui stesso il presidente, di tornare sui suoi passi, di rivedere la sua decisione, perché lui ama la piazza, ama questa squadra, ama questo progetto. E poi dopo una lunga conversazione appunto al presidente e confrontandosi ovviamente con De Santis, ha deciso di fare questo vero e proprio dietro fronte e richiamare Davide Nicola. Ecco perché rimango un po' perplesso, vedo delle decisioni prese forse
più sotto un profilo emotivo, no? Il nervosismo della sconfitta contro l'Atalanta e quindi subito l'esonero, diciamo così, la decisione dopo aver parlato con lo stesso allenatore che quasi lo prega in ginocchio di tornare sui suoi passi. Quindi quando operi soprattutto nel mondo del calcio devi cercare di mettere l'emotività, diciamo così, da una parte, prendere le decisioni in un'altra maniera. Quindi ora sono molto curioso di vedere, no, quello che sarà l'operato di Davide Nicola da qui nelle prossime giornate. Ricordiamo che il calendario della Salernitana non è facile nelle prossime tre giornate, perché ragazzi ha il Napoli, pronti via il Napoli, che Napoli ragazzi dopo il 5-1 con la Juventus, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese, Napoli ha bisogno di vincere assolutamente, quindi richiami Davide Nicola, però ora non puoi prendere le prossime due o tre partite per esaminare, continuare a metterlo sotto esame, diciamo così, nel prossimo due o tre partite, perché sono rischi che richiami Nicola, ti fa due magari sconfitte, perché ragazzi, diciamo prima hai il Napoli, poi magari hai Lecce Salernitana che è quasi uno scontro diretto per ambizioni, e poi hai Salernitana Juve, quindi hai la Juventus e la Salernitana nelle prossime tre giornate. Quindi cosa succede? Che poi arrivano due risultati, due mezzi passi falsi e lo esoneri un'altra volta? Quindi ora bisognerà vedere quello che sarà l'evoluzione, per così dire, della Salernitana in questo proprio presente ravvicinato, per così dire. E speriamo che questa volta si riesca a prendere, a mio avviso, qualche decisione in una maniera un po' diversa, come dicevamo prima, lasciando l'emotività da una parte. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa decisione da parte della proprietà di richiamare Davide Nicola, se la condividete, se non la condividete, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!